Salve amico, bentornato per il nostro secondo appuntamento settimanale con il paranormale. Prima di iniziare però, vorrei consigliarti il mio sito sul quale comprare prodotti per l'alimentazione o per l'allenamento. Sto parlando di Prozis, perché vende davvero di tutto, dalla carne super selezionata agli integratori ai pasti pronti da scaldare al microonde, oltre ad un'infinità di prodotti senza glutine, senza lattosio e completamente vegani, ma anche abbigliamento maschile e femminile e piccoli elettrodomestici. Inoltre, inserendo il codice sconto DZAPPER, tutto maiuscolo e tutto attaccato, riceverai subito il 10% di sconto su tutti i prodotti presenti sul sito, più tanti prodotti in regalo. Mi raccomando, trovi il link in descrizione. Ed ora, iniziamo. Il primo video di oggi è stato girato da un canale chiamato Happy Fox Production. Il video in questione venne registrato da una telecamera di sicurezza mentre il proprietario di casa, assieme a sua madre, era in vacanza. Ora, guarda attentamente cosa accade. Il filmato che abbiamo appena visto venne controllato dal proprietario appena tornato a casa, attirato dal comportamento strano dei gatti. A quanto pare, mentre l'uomo e la madre erano fuori a divertirsi, in casa stava accadendo qualcosa di davvero strano. Dopo aver utilizzato un programma per l'editing per illuminare maggiormente il video, si sono presto resi conto che stava accadendo qualcosa di davvero spaventoso lì dentro. Come avrai notato, un'ombra oscura ed una strana nebbia nera la si può vedere fluttuare attraverso la stanza ed i gatti sembrano riuscire a vederla. E se non fosse stato per la telecamera con sensore di movimento, probabilmente questo strano evento sarebbe rimasto sconosciuto. Mattias e la sua partner stavano portando il loro cane Jasper a fare una passeggiata nei boschi. Ormai questo video ha 10 anni. E loro, ad un certo punto, lasciano il sentiero principale, ma dopo poco si imbattono in un piccolo cimitero di famiglia. A quel punto, il loro cane, Jasper, sembra sentirsi alquanto disturbato da qualcosa. We're walking here at Shenandoah. And we found the cemetery here. And Jasper started acting really weird, weirded out. He was freaked out. He's freaked out by something. Okay, we'll go. Dopo aver incontrato il cimitero nel mezzo del bosco, il cane sembra riuscire a vedere o percepire qualcosa che non gli piace affatto. Mattias ammette che all'entrata del sentiero c'era un cartello con scritto «Vietato ai cani». Forse Jasper riusciva a percepire di non essere il benvenuto lì. Chi può saperlo? Il prossimo video è stato registrato alla fine dell'anno passato da un ragazzo quando notò che il suo gatto era particolarmente interessato ad un armadio all'interno della sua vecchia casa. Alquanto confuso, il ragazzo afferrò il cellulare e registra questo. Set him in the closet, keeps moving the cat, he keeps freaking the cat out. See that damn curtain? There goes again. Mumbles? See, I don't know.
I don't know what in the world. No. And she keeps going over here to it. You know. Oh, hell no. See, this shit is what was going on a while ago. Damn curtain. Over here moving. There is nothing in the closet that I know of. This shit's creeping me the hell out. The hell it is. No. Oh, hell no. I'm done. Il ragazzo dice che la sua gatta mostrava un certo interesse verso quell'armadio che sembrava vuoto. Ma in realtà accade qualcosa di davvero spaventoso. Infatti improvvisamente la tendina si apre da sola. Quando però qualcosa viene lanciato da dentro l'armadio, il ragazzo capisce di averne abbastanza e decide di andare via di lì. Potrebbe quindi il gatto aver percepito una presenza dentro l'armadio. Per questo sembrava tanto incuriosito. Riusciva a vedere qualcosa che il proprietario non percepiva. Tu cosa ne pensi? David Steinberg ha registrato e caricato una breve clip del suo cane che si comportava in maniera strana dentro casa sua. Il video mostra David che tenta di far entrare il suo cane dentro la camera da letto. Astrid, what's going on? What is it, puppy? What is the matter? What is the deal? David afferma che questo è l'unico esempio che è riuscito a registrare di questo strano comportamento, anche se afferma che era già successo prima, ma nel cuore della notte ed in alcune altre volte in altre stanze della casa. David dice che casa sua affaccia su un vecchio cimitero della guerra civile, sul quale in precedenza si dice avvenne un enorme massacro di nativi americani, poiché quel campo era un luogo sacro, molto importante per gli indiani d'America, che non volevano lasciarlo agli inglesi. Per questi motivi, David pensa che il cane riesca a vedere qualcosa di spaventoso, che lui però non riesce a percepire. Get in here. Get in here. What is the deal? Astrid, you're freaking me out. Come here. Come on. Una ragazza di nome Jess ed il suo compagno Jake avevano lasciato da poco il monolocale nel quale vivevano per andare a vedere un film al cinema. Tuttavia, non molto tempo dopo, le telecamere con sensore di movimento installate in casa hanno registrato qualcosa alla quale ancora non sanno dare una spiegazione e che per questo hanno caricato online in cerca di risposte. Ma dà un'occhiata. Dopo circa mezz'ora, la telecamera ha ripreso uno dei loro cani comportarsi in maniera strana. Il cane sembrava particolarmente interessato al muro sul lato sinistro dell'appartamento. Tuttavia, se guardi attentamente,
Sembra quasi che una forza sconosciuta spinga via il cane con forza. Jess dice che in casa non c'era nessuno ed il cane non è stato ferito in alcun modo. Alcuni però pensano si tratti di un evento paranormale e sembra che il cane venga spinto da qualcosa. Altri invece credono che il cane si sia spaventato da solo per qualcosa di insensato, lanciandosi dal muro con la zampa. In ogni caso, tu cosa pensi al riguardo? La prossima clip è stata caricata da una donna di nome Carrie sul sito di Reddit e mostra il suo cane che si comporta in maniera molto strana. Da un'occhiata a cosa accade. Does it pop out more often in the baby mouth because the baby moves in a little bit and it pops out? So are you creating more of a challenge? No, we're not. What are you doing? I'm express feeding to a certain extent, but we have seen in the about 25,000 plus units or pops that we've been able to sell. Anche se sembra non accadere nulla in questa clip, in molti pensano che sia strano che il cane si comporti in questo modo, ed è lo stesso pensiero della proprietaria, che per questo motivo ha iniziato a registrare il video. Inoltre, il modo in cui fissa anche la padrona fa pensare che stia vedendo qualcosa di strano. Potrebbe anche darsi che il cane sia spaventato dallo strano orologio, magari era nuovo e appeso al muro da poco. Non conosciamo la storia che c'è dietro, ma come sempre, tu cosa ne pensi? Un altro video, che originariamente era stato caricato su Reddit 2 o 3 mesi fa, mostra un evento piuttosto spaventoso, che ha come protagonista il suo cane. Give me that Il video, di appena 12 secondi, mostra quello che molti pensano sia il cane che viene spinto e fatto scivolare sul tappeto da una forza invisibile e sconosciuta. All'inizio potresti non farci caso, ma riguardando la clip più e più volte, diviene chiaro che il cane si muove in modo innaturale. Give me that too. Le zampe non si spostano ed il cane sembra essere trascinato o spinto sul pavimento. Inoltre, sembra chiaro che il cane non si sentisse a suo agio, poiché inizia ad abbaiare infastidito verso qualcosa che noi non riusciamo a vedere. Però, se fai attenzione in un frame del video, si possono vedere un paio di occhi bianchi e luminosi sullo sfondo. Tu, cosa credi sia successo? Give me that too. Un utente YouTube di nome Mr. Giant ha caricato il prossimo video, che mostra due dei suoi gatti che iniziano a comportarsi in maniera strana, andando in giro per il soggiorno come se seguissero qualcosa o qualcuno che si muoveva per la casa. Il gatto nero pare essere concentrato su qualcosa mentre si sposta tra due punti del soggiorno più e più volte. Di sicuro gli spettatori più attenti avranno notato varie sfere luminose che guizzano in giro in vari momenti del video, cosa che in molti pensano siano segni di presenze paranormali. Ma tu
Cosa credi? Potrebbe essere questo il normale comportamento di un gatto? La clip che sto per mostrarti è stata caricata da Harry McClary, che a quanto pare vive in una casa infestata, ed in questo video in particolare mostra il comportamento strano del suo cane nel cuore della notte. Anche se in questa clip sembra non vedersi nulla di particolare, in molti pensano che il cane vedesse ciò che viene mostrato in un'altra clip caricata dallo stesso utente e registrata quella stessa notte. Dai un'occhiata. Molti credono semplicemente che il cane avvertisse qualcuno estraneo all'esterno di casa e reagisce come ogni cane territoriale, mentre altri sono convinti che il comportamento sia correlato all'attività paranormale che infesta casa. Hello? Oh my God! Secondo quello che hai visto, qual è la tua opinione su cosa sta accadendo in quella casa? Kevin, il loro cane, percepirebbe qualcosa che la coppia non è in grado di vedere. Anche il prossimo video è stato caricato su Reddit e mostra due cani che annusano in una cassettiera. Non è chiaro cosa sia accaduto, ma è davvero strano. Questa breve clip di appena 14 secondi sembra far parte di un video di sicurezza molto più lungo. Chi ha caricato il video specifica che quello era il cassetto della fidanzata del fratello e non si capisce perché improvvisamente l'intera cassettiera abbia cominciato a vibrare da sola e poi uno dei cassetti sia saltato fuori con forza. Alcuni hanno ipotizzato che il collare del cane si sia incastrato nella maniglia del cassetto e lo abbia tirato fuori lui, ma questo non spiega perché la cassettiera cominci a tremare da sola e soprattutto lo hai visto. Quando i cani scappano, nello specchio appeso alla parete, è possibile vedere l'ombra oscura di qualcosa che sembra inseguire gli animali. Cosa sarà accaduto in quella stanza? Fammi sapere cosa credi con un commento e non dimenticare di visitare il sito di Prozis, trovi il link in descrizione. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!